Non la farei se fossi te. Ah, no? Grazie del consiglio, ma se poi si buttasse in acqua? Sta benissimo. E non farà niente. Resterà lì per un po'. Comincerà a fare avanti e indietro. Si appoggerà a quel pilone. E se ne starà lì a guardare il mare. Comunque non può stare lì senza un permesso. Può darsi che lo abbia il permesso. Potrebbe averlo anche per la Casa Bianca, se volesse. E se le darai noia, ti metterai nei guai e basta. Quello è qualcuno. E il tuo permesso dov'è? Sei nuovo qui, vero? Sei un capitano, eh? Sono sceso a terra con la lancia. E ormeggiata là, in fondo al molo. Ecco, vedi? Te l'ho detto che non si butta. E adesso che fa? Guarda e spera che arrivi una certa nave. Però si trova in fondo all'Atlantico. Che nave è? Si chiamava il Fortuna. Ah, sì, la bisca galleggiante. Una volta era ormeggiata proprio là. Lo so perché io stavo al Molo 27. Sì, lo so bene anch'io. Il padrone era un giocatore d'azzardo, Joe il Greco. Mai sentito nominare? Oh, certo, c'era il suo nome su tutti i giornali e tu lo conoscevi? Sì, ero il capitano del Fortuna. Tu? E dimmi un po', è vero che era greco? Nessuno sapeva chi fosse, ma era un duro. Quello che posso dirti per certo è che era un uomo senza scrupoli ed era molto furbo. Troppo furbo per non finire male. Ah. E tu l'hai punito, eh? No, no. Si è rovinato da solo. E come? Ecco come. Lì su quel molo lei l'ha visto per l'ultima volta. Quando è stato? Quando il Fortuna era ancora ormeggiato lì. In quel periodo non si lavorava. Eravamo al verde e nei guai. Un giorno Joe arrivò a bordo felice, ma con il cuore sempre di ghiaccio, il suo comportamento sempre uguale. La polizia ci aveva mandato via dalla costa ovest. Eravamo qui per fare i soldi e trasferirci a La Habana. Joe era un po' contrario. C'era un marinaio greco a bordo con noi, un certo Vaskopoulos. Thank you.
Come sta Paskopoulos? Secondo me sta per fare il grande salto, John. Che ha detto il dottore? A sentire il dottore dovrebbe essere già andato. Mm. Gli ha dato un'ora di vita circa 2 ore fa. Lotta con la morte. Allora, com'è andata in città? Benissimo, Sued, grazie. Hanno tolto il fermo alla barca. Possiamo partire anche subito. Ah, bene. Quei brutti musi si sono un po' agitati oggi. Ah, sì? Fammi sapere quando muore. Sì. Ehi, Blubber, ripara questo coso. Che c'è che non va, capo? Ha pagato. Ma non ci sono clienti, Joe. Sicuramente ci saranno dove andiamo. Sistemala. Va bene. Ciao, ragazzi, ce l'ho fatta. Costa $10,000 spesi bene. Guardate qua, firmato da Itzhoner, giudice della Corte Suprema. Ci sono voluti 7 avvocati per scriverlo e Joe per aggiustarlo. Mettilo in cassaforte, Zepp. Partiremo per L'Avana appena Paskopoulos muore. Scordatelo, Joe. Questa barca non va da nessuna parte. E chi lo dice? Lo zio Sam. Che cos'è, una battuta? Non credo proprio, da un'occhiata a queste qua. Eva Scopus, Giuseppe, Joe Adams, ma... Di prima classe. Non possono richiamarmi, sono un civile. Questo lo credi tu? Guarda la mia, l'ho ricevuta uguale, prima classe. Non ti danno nemmeno il tempo necessario per romperti una gamba. Come si fa a pagare per non partire? Non si fa. Questa non è la mia guerra. La mia l'ho già combattuta per diventare qualcuno ed è stata dura. E l'ho anche vinta. Ah, sì? Allora dovrai dare una mano a vincere anche questa. No, a me non interessa nessun'altra guerra. È grazie. Tutto a posto, capo. Non ti preoccupare. Ho sistemato tutto, Joe. Sì? Saliamo sul primo aereo e siamo in Messico in 2 ore. Cosa? Sì, e da lì proseguiamo per Rio. Puoi lavorare in Sud America finché questa guerra non sarà finita. Su, sta calmo, Crank. C'è molta gente piena di soldi là, Joe. Sì, ma sta calmo. Grazie, Crank. Sentite, credete davvero che rinuncerò alla barca per questa cartolina? Voi non l'avete avuta, eh? È colpa tua perché usi il tuo nome. Cambialo una volta al mese come noi. E chi lo dice che è il mio nome? Joe Paskopoulos. Che classe A? 4F. Che vuol dire? Vuol dire che non lo vogliono. Lui è stato riformato. Che cadavere fortunato. Mm, non è il fisico adatto, senza dubbio. Oppure sì. Avanti, ragazzi. Su, sparite. Uno di noi due non partirà, Joe. Chi ti ha invitato? Siamo soci, non lo dimenticare. Ti faccio una proposta al 50%. Che cosa vuoi, mezza cartolina? Ti do la mia metà della barca per quella cartolina. Che me ne faccio della barca sotto le armi? Chi avrà la cartolina avrà anche la barca. E chi l'avrà, Joe? Te la vuoi giocare? Poker a dadi. Mi sta bene. Mi vado a prendere. Aspetta. Non vuoi almeno farlo legalmente? Che cosa hai contro i dadi? Niente. Ma lui non è ancora morto. Non ho mai rubato nulla a un uomo in vita mia. Quando muore sarà diverso. Andiamo. Nervoso? Avanti, fa un bel tiro, Zepp. Tre regio. Tieni, fuma, Crank. Quattro regio. In 2 tiri. Battimi. Aspetta un momento, capo. Tira. Tre assi. Credevi fosse la serata del dilettante? Non ti capisco, Joe. Hai provato a imbrogliarmi e questo non lo trovo corretto da parte tua. Io non ho barato, te lo assicuro. Ah, no? Allora soffia, porta fortuna. Avanti, soffia.
Non cercherei mai di imbrogliare il mio socio. Sì, naturalmente. Un altro asso, è così? Certo. È così. Eccolo qua. Bene, l'esercito ha bisogno di uomini come te, Zepp. E comportati da eroe. Non ti dimenticherò. Metterò una bella bandiera con una stella al centro nel mio ufficio, solo per te. Svet, ci vediamo. Dove vai, Joe? In città. Ci serve un prestito per salpare. Ma non è detto che hanno tolto il fermo. Per ottenerlo ho speso tutto, ora servono 50.000 dollari per ricominciare. E dove li trovi? Per una cifra simile mi basta un pomeriggio. Svet, dà la mano al nuovo Joe Vaskopoulos. Che? Te lo spiego dopo. Prendi questi e fa un bel funerale per quel povero Joe Adams, con tanti fiori, mi raccomando, era un bravo ragazzo, sai? Ma di che stai parlando? Spiegaglielo tu, io devo cambiarmi cravatta e vestito. Bene, penso che basti. Già. È molto ansioso di arruolarsi? Non sa cosa mi costa, dottore. Mi dispiace. Alla pressione a 210. La riformiamo. Ma cosa vuole che sia la... Cosa? Non posso fare altro, mi dispiace. Mi sentirò male se mi ubriaco? Beh, ma certo, non le fa bene. Vado a prendermi una sbornia che non dimenticherò mai più. Che peccato. Un tipo veramente patriottico. È stato uno shock per lui. Niente guerra per gli Stati Uniti. Dai, butta subito quel giornale. Hai trovato i soldi? Niente, non sono riuscito a trovare neanche un centesimo. Che è successo alla gente? E tutti i trucchi che conoscevi? Non sono più validi. Adesso sono tutti arruolati oppure hanno pagato le tasse. Pagare le tasse. Come fai a trovare i soldi, Joe? Purtroppo non lo so. Ho provato con tutti quelli che conosco. La fortuna ci ha abbandonato. Capo! Che diavolo fai? Ma guarda! 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeri uguali. Questo è un regalo del cielo, farà tornare la fortuna. Andiamo, che aspetti, saliamo. Sali tu, io aspetto qui. Come? Non fa effetto se non lo facciamo in due. Che ti prende? Sei impazzito? Vuoi dare un calcio alla fortuna? Questa è scaramanzia. Non si sbaglia. Siediti, capo. Bene, Joe. Finalmente. Sta calmo, amico. Andiamo, diventa nervoso. Grazie, molto gentile. Buongiorno, come sta? Bene, e lei? Posso venderle un biglietto per il ballo di beneficenza? Certo. Uno o due? Due. Sono 50 dollari l'uno. Sì, lo so che sono molto cari, ma cerchiamo di raccogliere almeno 100.000 dollari. Ma senti un po'... Che coincidenza. È per una buona causa? Per i soccorsi ai militari. Mi interessano i soccorsi. Dov'è la vostra sede? L'indirizzo è sul biglietto. Grazie. Verrò a trovarla. Potrei anche mandarle qualcosa. Grazie. Dove posso trovare il direttore? Mi dispiace, signore, siamo tutti molto... No. Voglio fare una donazione. Ma che tipo di donazione vorrebbe fare? 70-80 mila. Aspetti qui. Un signore vuole donare 70.000 dollari? Un signore di là vuole donare 70.000 dollari? Il nostro capitano Stedman la riceverà, signor Ostrander. Ha detto di voler donare 70.000 oppure 700 dollari? Ho detto 70.000. Gliel'avevo detto! Da questa parte, prego. Ma io non fumo. Capitano Stedman, questo è il signor...
Forse non mi ha detto il suo nome. Joe, come sta? Joe? Joe. Oh, Joseph! Non ha capito, il signor Joseph. Prego, si sieda. Chiuda la porta uscendo, prego. Lei è un uomo meraviglioso. Non poteva trovare un momento più adatto. La vendita dei biglietti del bazar è stata molto deludente. Già. Dobbiamo inviare un carico di forniture medicinali in Europa. È estremamente costoso. Dobbiamo trovare i soldi appena possibile. Spero voglia fare la donazione in contanti. Io tratto sempre a fare in contanti. Oh, che cosa splendida. Dovrà aiutarmi, però. Oh, ma certo. Io gestisco una sala da gioco, è il mio lavoro. Oh, non indaghiamo mai sulla provenienza. Questa vostra iniziativa di beneficenza sembra fatta apposta. Dovrete solo darmi la concessione per il gioco. Per il gioco? Ma certo, blackjack, dadi, roulette, faremo quei soldi in una serata. Ma io non la capisco. È molto semplice. Voi date un ballo, noi apriamo una sala accanto e ci mandate i clienti. Io metto i croupier, i tavoli, tutto il resto e non dovrete fare altro che contare le vincite. Ma non ci sono solo le vincite. Supponiamo che perda, io perdo sempre. L'inverno scorso a Palm Beach... Sì, appunto, avrà perso un capitale, no? Mm-hmm. Guardi qua. Adesso le spiego. Tiri i dadi, lei è il cliente. Posso? Certo, tiri. Occhi di serpente, visto? E adesso guardi qua. 7. Visto che differenza, sono fortunato, non perdo mai. Ora lanci di nuovo. Lei è sempre il cliente. Provi col bussolotto. Bussolotto? Sì, li metta nel bicchiere e scuota un po'. Ora giù. Visto? 4. È un punto difficile. Ora guardi me. 7. Ma come ha fatto? In flusso. Mi porti la gente giusta e avrà quei 100.000. Ma questo è gioco d'azzardo. Come gioco io, no? Senta... Quanto pensa di fare con quel ballo? Tra i 15 e i 20.000. Già, ma gliene servono 100.000. Se fa come le dico io, in una sera avrà riempito la borsa. E non dia retta a chi bussa alla porta. Si dà il caso che il gioco d'azzardo sia illegale in questo paese. Ah, e che mi dice di Rino? Là è illegale come vendere il pane. Qui però siamo a New York, signore. Che peccato. Dorothy, ti presento il signor Joseph, il mio tenente, la signorina Bryant. Ho già avuto il piacere di conoscerlo. Sappia, signor Joseph, che abbiamo un ufficio di consulenti finanziari. Strano che non abbiano avuto la sua idea, se è così sicura. Ma non lo possono fare tutti. Vede, tenente, è una cosa un po'... pericolosa, quindi ho ragione. Temo proprio di sì. Se volesse mandarci una lettera spiegando il suo progetto... Sì, presenteremo la proposta alla nostra assemblea. I soldi vi servono subito, non potete aspettare le assemblee. È vero, ma non possiamo neppure sceglierci dei soci pericolosi. Arrivederci, signor Joseph, e grazie. Ah, attenta a non prendersi il vizio, capitano, è alquanto pericoloso. Mi scusi. Dorothy, non dimenticare l'appuntamento in banca. Va bene. Signora, mi scusi, dov'è la banca? Al 31 della 39esima strada. Grazie, cara. Dove andiamo, capo? In banca. La banca del sangue. Oh, no! Un altro? Buongiorno. Oh, signorina Bryan, è la sua terza visita, vero? Sì. Le faremo avere il distintivo d'argento non appena avrà finito. Grazie. Si accomodi là, prego. Ehi, salve. Un altro, prego. Tocca a lei, amico. Spostatevi, per favore, spostatevi. Grazie. Bene, bene. Questa è proprio una sorpresa. Non particolarmente, direi. Anzi, sappia che quasi me l'aspettavo. E se lei crede che con l'insistenza riuscirà a convincermi, si sbaglia. E creda... Io proprio non riesco a capire come voi possiate rinunciare a $80.000 per una buona causa. Ma per quale causa? Se le interessa una buona causa, perché non si arruola e non va sotto le armi? Un altro. Riformato. Lei sembra abile quanto me. Sì, anche lei è piuttosto in gamba. Sa, è per via delle arterie. Da questa parte. Allora non dovrebbe donare il sangue. Oh, ma il sangue è a posto. Solo le arterie sono riformate. Jay Bas... Baskopoulos. Scusi, non ha detto di chiamarsi Joseph?
Ma se uno dice di chiamarsi Baskopoulos, come crede che lo chiameranno gli altri? Un altro. Senta, perché non lascia che le spieghi quel... scusi, quello che dicevo al capitano? Sappia che non la credo disinteressato. Io sono qua a dare il mio sangue e lei non mi crede disinteressato. Alla ignara brava persona che avrà il suo sangue scoppierà un'improvvisa passione per il gioco d'azzardo. Sì, e il povero soldato che avrà il suo potrà farne solo cubetti di ghiaccio. Senta, signore, sappia che io... E mi spieghi perché dice sempre sappia che? Sappia che è una frase che uso di solito. Lei sappia che io le sto offrendo una... Un altro. Addio, e la risposta è sempre no. Non è quella l'uscita. Non mi seccare. Non può uscire adesso, deve riposare 20 minuti. Senti, sorella, va a spasso, mi sento benissimo. Ma deve sdraiarsi e riposare. Mi sento bene. Ciao, capo. Com'è andata? A meraviglia. Ne hanno preso solo mezzo litro, domani torno a dargliene ancora. È una cosa che... Visto, che gli dicevo? Commissione Libertà Vigilata, Joe Baskopoulos. Si presenti immediatamente alla commissione. Secondo la legge Bones, le sue 3 condanne precedenti lo rendono passibile di ergastolo dopo una 4ª condanna. Come te la passi, Crank? Abbiamo delle trappole contro i topi. E tu come sei salito? Joe, è sveglio? Perché sei tornato? Ora voglio parlare con Joe, se non ti dispiace. Atene, eroiche truppe greche hanno difeso stanotte i valichi a nord contro le forze di Dopo aspri combattimenti... Ehi, capo, Zeb è tornato. Che? Spegni qualcosa, non ti sento. Scontri a fuoco si sono verificati... Come stai, Joe? Come mai non sei in uniforme? Ho un paio di settimane libere prima di andare al campo. E ora non saprei dove andare. Posso restare qui a bordo? Certo, perché no? Grazie. E il prestito l'hai trovato? Avrò il più grosso finanziamento di New York se tutto funziona. E cosa te lo impedisce? Un iceberg, ma la farò sciogliere. Certo. Senti, posso mangiare qualcosa? Va nella stiva, guarda cosa c'è. Grazie, Joe. Grazie tante. Se ti liberi di uno come Zepp, poi non devi riprenderlo. Si tratta così un soldato? Dammi retta, capo. Crank, mai giocare alla pari con un cretino e tieni sempre d'occhio un socio. Ricordatelo. Dove trovo una macchina? Devo fare una bella figura. Conosco uno che ha una berlina. Va a prenderla e aspettami al molo fra mezz'ora. Ok, capo. Arrivederci, Crank. Ma Joe! Dovremmo vendere altri biglietti, cara. Vorrei sapere come. Anche se li vendessimo tutti, non arriveremo alla metà. Sì? Signorina Bryant, c'è qui una recluta. Non so cosa fare. Non fartela scappare, ne abbiamo bisogno. Vuol parlare con la direzione? Beh, falla passare prima che cambi idea. Parlaci tu, io ho mille cose da fare. Forse è piena di soldi e comprerà tanti biglietti. Sono io. Stavo pensando a quello che mi ha detto ieri e mi chiedevo, non potrebbe servirsi di me in questa faccenda? Cioè, lei vuole iscriversi a questa organizzazione? Un uomo deve fare la sua parte. Se non fossi cardiopatico, mi creda io... Le arterie. Le arterie è lo stesso, allora? E quella storia del gioco d'azzardo al ballo? Lasciamo perdere. Peccato, era una buona idea. Sì, buona per la causa. Beh, pazienza. Come capo del personale non posso rifiutarle l'iscrizione, capisce? Ma ritengo di doverla avvertire. Noi abbiamo già avuto degli uomini, ma hanno chiesto tutti di partecipare a servizi più attivi. Tante donne intorno li rendevano nervosi. Oh, per me non è un problema. Me l'immaginavo. Forse è meglio che legga prima questo. Ci aspettiamo un forte impegno. Grazie. Le dispiace se mi siedo, tenente? Oh, no, prego. Ma
Ma che bello! Ho saputo che si vuole iscrivere. Sì, signora. È sicuro di sapere quello che fa? Farei tutto per una buona causa, tutto. È magnifico, non è vero, Dorothy? Ci serve un uomo in questo ufficio, l'hai detto anche tu ieri. Non perda tempo a cercarlo. Ma certo. Sicuro di sapere quello che fa? Sicurissimo. Forse hai ragione tu, e la disciplina gli farà molto bene. Ora riempia il modulo e le porterò il distintivo. Grazie. Metta una firma là sotto, signor Baskopoulos. Baskopoulos. Credevo se lo ricordasse. Non l'ho dimenticato. Le piace? Se mi piace, mi affascina. Oh. Ecco qua. Adesso è dei nostri, signor... Baskopoulos. Ah, sì, certo. Baskopoulos. È greco? Americano, naturalizzato. Ah, sì. Ora si mette al lavoro. Dorothy le dirà cosa fare. E venga a trovarmi quando ha un po' di tempo per dirmi come si trova. Bene. È perfetto, meraviglioso. Ecco fatto, tutto a posto. Si alzi. Tolga il cappello dal tavolo. Spenga la sigaretta. Le reclute non possono fumare in orario d'ufficio. E cambi il bottiglione dell'acqua, per favore. Sì. Vorrebbe partecipare a un nostro progetto di propaganda? Sì, signore, signora. Sa lavorare a maglia? A maglia? Le ho chiesto se sa lavorare a maglia. A maglia? In Inghilterra i ricoverati lavorano a maglia benissimo. A maglia? Sì, uno dei più bravi era il comandante Barnstable. Ricordo che ha cominciato quando era ingessato. Io non faccio la calza. Allora sappia che questo è un atteggiamento disfattista. Stia a sentire, non mi importa. Vogliamo degli uomini chiaramente virili che lavorino bene a maglia e che lo facciano anche tranquillamente in pubblico. Crede che io sia all'altezza? Parlo sul serio. Molte donne che lavoravano a maglia per noi adesso hanno imparato a guidare le ambulanze e condurre gli autobus. Devo anche mettere la veletta? Lei probabilmente non capisce lo spirito dell'associazione in cui è entrato, signor Baskopoulos. Siamo tutte persone che non possono combattere concretamente. Questo ci dà fastidio. Quindi facciamo il possibile per aiutare chi combatte, come e quanto possiamo. Allora mi ritiro. Non sono capace di lavorare a maglia. Il discorso è chiuso. Vada dalla signora Baneveri, è il nostro istruttore. O forse devo strapparlo. Farò la calza. E prenda il cappello. Sì, il cappello. Si sieda qui insieme alle altre signore, le faccio subito vedere. Allora, mi faccia vedere le sue mani. Sì, io ho delle belle mani, non dovrebbe avere problemi. Dunque, la prima cosa da fare è imparare a tenere bene i ferri. Sì. Ecco, prenda il lavoro con la mano sinistra, così. Sì, e adesso prenda questo ferro. Insegneremo a questi agili ditini come si fa. Adesso prenda bene il ferro, lo infili qui nella maglia, vede? Guardi, sì, come faccio io. E poi accavalla il filo sul ferro. E lo tira verso di sé. Sì. No. Ecco qua, adesso provi lei da solo, avanti. Prende i ferri e lavori una maglia. Sì, così. Guarda che bravo, perfetto. Ha visto quanto è semplice. Bravo. E adesso le insegno il punto a rovescio. Ora stia bene attento, lavora una maglia come le ho fatto vedere prima e poi lavora quella seguente a rovescio. Ma questo è un rovescio diverso da quello del tennis, non si sbaglia. Lavorare a maglia non è uno scherzo. Adesso, mio caro, mette i ferri come le faccio vedere da dietro in avanti. Sì, così, che bravo, sì. E getta il filo in avanti invece che dietro. Questa è la differenza tra un punto al dritto e uno a rovescio.
Così, che bravo, perfetto. E adesso la tiri fuori, ecco, fatto benissimo, ha visto? E ora continui in al dritto, una rovescia, una al dritto, una rovescia, con calma, con pazienza e con precisione. Mi aiuta? Ho perso una maglia. Comincia a piacermi. Pionieri sono sempre stati perseguitati per il loro grande coraggio. Ce ne vuole di coraggio. Capo, la gente ti guarda. E allora? Che penseranno di te? Non mi distrarre, ho quasi sbagliato il punto. Oh, per l'amor del cielo! La vuoi smettere? Signora Van Avery, questo è Crank, il mio autista. Molto lieta, signor Crank. E togliti il cappello. Via la cicca dalla bocca. E siediti. Gli dia i ferri. Oh, non si allarmi, mio caro bel giovanotto. Mi faccia vedere le mani. Avanti, falle vedere le mani. Dov'è il tuo coraggio da pioniere? Vediamo un po', sì. Sembrano mani gentili, adatte a impossessarsi della materia. Allora la prima cosa da imparare è come tenere bene in mano i ferri. Ora prenda questo in una mano. Giù! E poi questo nell'altra mano, così, vede, giovanotto? Prendi questo coso qui, lo infili qua dentro così, poi prendi il filo e lo metti in mezzo ai due cosi. Dopo tiri e devi solo portarlo fuori. La storia è tutta qua. Ehi, Crank. Può essere affascinante. Gli hai fatto vedere il rovescio? No, non ci sono ancora arrivato, capo. Scusa, Joe, ma non dovevi lasciarmi solo a fare la maglia con tutte quelle galline vocianti? Sono stato costretto, perché dovevo parlare con la direttrice mentre l'altra signora non c'era. Com'è andata? Credo che ci siamo. Domani le dirà come stanno le cose. Dai, va a dormire. Domani devi alzarti presto. Allora, come va con quell'iceberg, Joe? Sei riuscito a scioglierla? Ho un'idea migliore. La eviterò girandole attorno. Buonanotte. Buonanotte. Senta, signora, voi avete accettato le mie coperte, non avete mai parlato di prezzo. Forse non lo sa, ma io ci rimetto già così. Vi volete approfittare della mia buona fede dopo che eravamo d'accordo? Si sbaglia, non era assolutamente questo il nostro accordo. Io mi occupo di demolizioni, non sono un ricco costruttore. Non avrei mai abbattuto quell'albergo se non fosse stato per queste coperte. Per favore, non alzi la voce. Scusate, buongiorno. Buongiorno. Che problema c'è? Beh, ecco... Mi deve 2.400 dollari, ecco il problema. Vuole farci pagare 6 dollari per ogni coperta di seconda Potrei mano? Potrei farcene almeno 10. Milioni di sfollati tremano nelle tende e lui vuole specularci. Dovrebbe vergognarsi, alzare il prezzo soltanto perché le coperte non si trovano. È la legge della domanda e dell'offerta, signora, ed è ancora valida. 6 dollari a coperta. Dov'è la signora? Le ho detto che non abbiamo quella somma. Sì, ma non siamo troppo precipitosi. Non crede sia meglio esaminare le coperte? Oh, le dispiace reggermi il lavoro a maglia, grazie. Eh sì, certo. Ottime coperte, valgono senz'altro 6 dollari. Però noi non li abbiamo. Ah, questo è un problema, signor... McDougal. Non li hanno. Senta, lei mi sembra un tipo sportivo. Facciamo così, giochiamoceli. 12 dollari oppure 4? Oh, noi non potremmo mai permetterci di pagare 12 dollari. Oh, non si preoccupi. Se perdo, pagherò io di tasca mia, va bene? Non voglio certo avere sfollati tremanti sulla mia coscienza. Che ne dice, signor McDougal? 12 oppure 4? Sì. Ci sto. Testa. Sì. Oh, mi scusi, non posso usare questa moneta a due facce uguali. Me l'ha data un giocatore, non voglio imbrogliarla, lei avrebbe perso. Che ne dice se facciamo... In quale mano? Sì. Sì, certo, va bene. D'accordo, allora è pronto? Sono pronto. Benissimo. Allora... Bene, abbiamo le coperte per 4 dollari l'una, quelli in banca li avete? Sì. Un momento, adesso deve darmi la rivincita, il doppio oppure niente. Non credo di poterlo fare, caro signore. Non sarebbe corretto, sa. A certi dirigenti qui non piace il gioco. Come vuole, è pronto?
Pronto. Il doppio o niente? È incredibile, una cosa simile succede una volta su mille. A me non capiterà più, glielo assicuro. Non ci pensi, Dio la benedica, ha fatto una buona azione per una giusta causa. Ecco. Adesso è uno di noi. Ho contribuito a soccorrere le vittime di guerra e i militari. Io sono stato danneggiato da vittime di guerra e militari. Come sarebbe non vogliono scaricare i camion? In quei camion ci sono dei medicinali, i vaccini servono per curare persone malate. Riferisca a quello che ho detto, se ci sono problemi mi richiami. Si accomodi. È stato molto gentile, non so come ringraziarla per quelle coperte. Le probabilità erano a nostro favore, ma lui non se ne è reso conto. Ho parlato a lungo con la signora Steadman ieri. Ah, sì? Per la sala gioco. Non si fa. Ho capito. Ancora non si fida di me? No, non mi fido. Da quando è arrivato qui cerco di capire che tipo è. Che cosa deve fare un uomo con lei? Mettere il cuore su un piatto perché si fidi? Che pensa di ricavare da tutto questo? Gliel'ho detto. Voglio solo fare la mia parte. Lei seguita a non rispondermi. Non mi va di parlarne, va bene così? I greci danno battaglia ai nazisti nella valle di Vardar. Mai sentito parlare della valle di Vardar? In Grecia? Sì. La famiglia Baskopoulos vive in quella parte della Grecia da 500 anni. Non so che ne è stato dei miei fratelli o della mia sorellina. Crede che mi piaccia l'idea dei nazisti nella cucina di mia madre? Sto sveglio la notte cercando un modo per aiutarli. Non mi hanno preso al servizio militare, quindi faccio questo. Cerco di raccogliere soldi per aiutare quella povera gente. Adesso lo sa. Oh, io... Mi scusi, mi dispiace moltissimo. Non fa niente, ora non si scusi. Non avrei voluto dirglielo. Signor Joe, guardi. Dimenticava la maglia. Ah, già, che sbadato. Non so come ringraziarla per tutto quello che ha fatto per noi. Non è niente, mi creda. L'avrei fatto anche per un estraneo. Signor Baskopoulos, mi scusi. Devo andare giù al porto. Ci sono dei problemi per scaricare i medicinali dai camion. Vuole venire con me? Certo. Prendiamo la mia macchina. Fate passare, permesso. Fate passare, scusi, permesso. E quello lo chiami rovescio, hai perso una maglia. Attento o lo dirò alla signora Van Avery. Dove andiamo? North River, giù al molo. Mi prometta una cosa, Joe. Cosa? Non lavori mai più a maglia, mai più. Ah, lei mi chiede troppo. Che cos'è quello? Un rotolo di monete. E perché lo porta? Abitudine. Sta bene nella mano. Dov'è il signor Comstock? È andata a telefonare. Sono la signorina Bryant dell'ufficio vittime di guerra. Volete scaricare subito le nostre casse dai camion, per favore? Sistemerò tutto col signor Comstock. Ok, signorina. Andiamo, ragazzi. Ehi, vacci piano, amico. Aspetta un attimo. Se scarichi anche soltanto una cassa senza questo permesso, ti ritroverai con una bella denuncia. Vi avevo detto che bisognava pagare la consegna, no? C'è scritto qua. Ma scusi, eravamo d'accordo per pagarla sabato. Io non lavoro in questo modo, sorella cara. Voi mi dovete 1.300 dollari. Se non li avrò subito, allora riporto tutta questa roba in magazzino. Ma le ho detto che non possiamo pagarla prima di sabato. Va bene. Allora costerà il 10% in più. Scusi, signor Comstock, potrei parlarle? Questo chi è? Lavoro per la signorina Bryant. E credo che lei dovrebbe avere quanto le spetta. Joe! Sì. Se mi presta una penna, posso farle un mio assegno personale. Come faccio a sapere se è buono? Beh, se c'è un telefono, lo possiamo verificare subito.
Il telefono è su in ufficio. Prego. Prima lei. Tutto a posto, ragazzi. Ha firmato, scaricate. Tieni. Come va? Prego, possiamo andare. Si sbaglia sul signor Comstock, è un bravo uomo, un padre di famiglia. Posso sapere dove sono le sue monete? Le ho date per una mancia. Ha dovuto fargli molto male, immagino. Io farei a pugni. Andiamo, sono un pacifico cittadino. Joe! Cosa? Avrebbe potuto ucciderla con quell'uncino. Non dica sciocchezze, è solo un graffio. Le dispiace se ci fermiamo da un sarto. Vorrei farmi ricucire il fodero. Che cosa? Il fodero del violino, il vestito. Oh, scusi, ma che razza di gergo è questo? È un linguaggio che ho imparato in Australia. Vede, il cappello è il tetto. Le scarpe, uno e due. Sembra quasi poetico. Sì, l'idea è questa, parole insolite. Per esempio, una ragazza, una sventola. E lei che cos'è? Oh, io sono un uomo, cioè un imperatore. Ah, bene, allora la sottoscritta sventola curerà all'imperatore la sua... Asola, la ferita. Posso invitarla a casa mia, è di strada. C'è nessuno in casa? No. Cranch e io eravamo in un bar quando è entrato un tipo pantofole e pipa con la sua zucchero e miele. Pantofole e pipa è il marito? Sì. Zucchero e miele e la sua signora. Brava. E allora? Allora Crack mi ha detto, binocola la nappa della tormentosa di quel tale seduto laggiù al pizzo. Oh, aspetti un momento, non la seguo. Binocolo... Binocola? Che fa col binocolo? Dà un'occhiata. Sì, alla nappa. Oh, il naso. Sì, della tormentosa di quel tale seduto laggiù al pizzo. Cioè della moglie... Sì. Laggiù nell'angolo. Esatto. E che cosa è successo? L'uomo si è alzato e ha dato un pugno sul naso a Crank. Perché? Perché veniva dall'Australia. Grazie, compare. Finisco da me. Sì, signore. Bang, bang, amico. Signorina Dorothy. Sì? Vuole che chiami subito un piedipiatti? Un che cosa? Un poliziotto nel vernacolo americano. Ma Foster, non mi dica che anche lei è stato in Australia. Sì, è là che ho conosciuto la mia tormentosa, la signora Foster. Oh. Mi perdoni, signorina Dorothy, ma lei conosce bene il carattere di questo gentiluomo? Credo di sì, perché? Lo sa che porta una signora di Bristol? Una cosa? In gergo americano vuol dire una pistola, capisce che intendo? Ah, beh, no, non si allarmi, Foster. Credo sia per una questione personale. Lui la porta per sicurezza. Ah, sì, signorina. Come va con il fodero? Con che l'ha fatto, coltello e forchetta? Non ho mai saputo cucire. Dovrebbe prendere lezioni dalla Van Avery. Foster era piuttosto allarmato, pensava di dover chiamare un piedipiatti. Per cosa? La signora di Bristol. Ah, quella. Mi sentirei nudo senza di lei. Ha mai ucciso nessuno? No, sono troppo bravo a dadi. Cerchiamo di capirci, io sono un giocatore, non un gangster. Me ne dica ancora. Di cosa? Quelle parole in gergo. Ah, certo. Allora, se noi stessimo insieme, tu saresti la mia bella Marietta, il mio tesoro, capito? E io sarei l'uomo che ti ha dato quel brillo per il tuo mal di cuore. Veramente questo brillo me l'ha regalato mia madre tempo fa. Ecco. Ancora. Vediamo. Paglia e fieno sono i capelli, i fanali, la nappa, nord e sud.
Joe! Getta la maschera, siamo fra amici. Non fare lo sciocco. Dai, bella Marietta, non fare la smorfiosa. Ti stai sbagliando. Su, avanti, non fare i capricci. Credi che io ti abbia portato qui perché... Non è così? Oppure hai cambiato idea? Beh, sembra che parliamo senza capirci. Già, sembra che ci sia una divergenza di opinione. Senti, perché non la risolviamo come hai fatto con McDougal? Cosa vuoi dire quel... Accetto. Allora, sei pronta? Va bene. Rilassati, non ti agitare. Quale mano? Nessuna. Su, andiamo, gioca corretto, devi indovinare. Nessuna delle due, avanti, aprile. Ok. A quanto pare hai perso. Ma scusa, quando hai giocato con McDougal, tu... Sì, ma quello era diverso. Mai dare una possibilità a un cretino, ma non si imbroglia un amico. Io ci credo, è la mia regola di vita. Non penserai che ti avrei imbrogliato. Beh, hai perso. Ma io... non conoscevo le regole del gioco. Ok. Prendo il mio tetto. Joe! Cosa? Dirigeresti la sala da gioco al ballo? Bene, bene. Sicura di poterti fidare di me? Ora so di poterlo fare. D'accordo. Affare fatto. Me l'ha servito su un piatto d'argento. Mi ha chiesto di dirigere la sala. Ripuliremo la città e ce ne andremo a L'Avana. Quant'è la nostra parte? Niente parte, prendiamo tutto. Il gioco è fatto, nessun problema. Bene, okay, sentito. Gli lasceremo qualche briciola perché sembri tutto corretto. Mi serviranno 5 o 6 mila dollari nel caso ci fosse qualche vincita legittima. Qualcuno di voi ha dei soldi da parte? Niente. Solo i soldi per le sigarette. Nemmeno qualche spicciolo. Perché non te li fai dare da quelle signore? Che figura ci farebbe uno come lui che va a chiedere soldi? Mamma, dammi 20 centesimi per il cinema. Andrebbe tutto all'aria. Dove li troverai, capo? Li coglierò da un albero. Andiamo. Sta attento. Domando scusa, signore. La signorina Dorothy è tornata, signore. Ah, lasciaci soli, Foster. Sì, signore. Ciao, nonno caro. Vieni qui, Dot. Aspetta, prima mi inciprio la nappa e mi pettino i paglia e fieno. Dove hai imparato a dire queste stupidaggini? Da Foster. È un gergo meraviglioso, nonno. Dovresti esprimerti come lui. Foster mi ha riferito tutto. Oh. Come ti viene in mente, Dot, portare un gangster in questa casa? Oh, ti prego, non dirmi che ti sei preoccupato per me, nonno. Ho l'impressione che ci siano troppi gangster in questa città e soprattutto non voglio che vengano in casa mia. Dì un po', che ci facevi con quel mascalzone? Imparavo delle cose. Ah, sì? Nonno, credo proprio che ti piacerebbe. Voi due avete molto in comune. In nome del cielo, vuoi dirmi che cosa? Siete entrambi dei duri. Come? Oh, sì, lo so, adesso non ti arrabbiare, nonno. Tu sei un duro in senso altamente morale, ma... In pratica è la medesima cosa, è carattere. Oh, sciocchezze. Che cosa ci vedi in un tipo come quello? Joe è il primo uomo che conosco che mi fa paura. È eccitante. Dimmi un po', Dot. Questo eccitante tipo non ti avrà fatto delle avance, vero? Ma certo. Sì, mi ha baciato. Ma come... Proprio qui, sul nord e sud. Ho finto di essere arrabbiata, ma la verità è che mi è piaciuto. Sta a sentire, Dot. Io non permetto che cose su, del genere... Su, avanti, nonno. Non ti preoccupare, non mi succederà niente. Liberati di quell'uomo, bambina. Lo farò appena avrò raggiunto il mio scopo. Sono d'accordo con te. È troppo difficile addomesticarlo. Buonanotte, nonno. Dot, come si chiama? L'imperatore? Oh, non ci crederai mai. Joe Bascopoulos. Joe che cosa? Bascopoulos. Ecco, ora capisci perché lo chiamavo per nome, vero? Buonanotte, bella Marietta. Dorothy, stamattina tanta gente vuole comprare biglietti per il nostro ballo. I telefoni non smettono di squillare. Beh, forse hanno saputo della sala da gioco. Ma com'è possibile? Il signor Bascopoulos si era comandato di non dirlo a nessuno. L'ha detto anche a me. Già. E tu non l'hai detto a nessuno?
Beh, ecco, se devo essere sincera, in grande confidenza, io solo una volta l'ho detto. Altri 500 biglietti per mezzogiorno o cambio tipografia? Oh. Buongiorno. Salve, genio. Credevo che tu non arrivassi mai tardi. Sono stata al porto per noleggiare una nave a vapore. Che cosa c'è? Guardo quel tetto nuovo. Non ti piace? Se mi piace, mi affascina. Oh, Veronica, abbiamo 6.000 dollari sul nostro conto? Certo che no, cara. Per cosa? Al porto aspettano un mercantile per lunedì, ma non ce lo prenoteranno senza un deposito di 6.000 dollari entro oggi. Oh, cielo! Beh, non ti preoccupare, manderò al signor Hargrave sul mio assegno personale. Mi rimborserò coi proventi di venerdì sera. Sei un angelo. Senti, vuoi che consegni io quell'assegno per te? Perché no? Cerca l'indirizzo, è da qualche parte a Fulton Street. Ciao, nonno caro. Vorrei sapere cos'è questa enorme sciocchezza della sala da gioco al ballo. Sciocchezza? Dove l'hai sentito? Dove non l'ho sentito. Se ne parla dappertutto, fra amici, persino in borsa. Ma è meraviglioso! Solo smettila con queste frivolezze. Lo so che c'è dietro a tutto questo, quella canaglia di Basco... Bosco... come si chiama? Ti prego, nonno, non dire assurdità. Cosa? Ammetto che anch'io sono stata contraria all'inizio, ma con quei soldi manderemo un'intera nave di medicinali. Beh, trova un altro modo. Non mi hai detto una volta che il bisnonno Bryant fece delle lotterie per raccogliere soldi per la rivoluzione americana? Allora era diverso. Ora non te lo permetterò. Va bene. Allora regalaci un tuo assegno personale di 100.000 dollari. Non ho intenzione di comprarti e non intendo discutere con te. Ti sto dando un ordine. No, non comportarti come un uomo della tua età. Rifiuto di associare il mio onorato nome a quello di un comune truffatore. E ricordati che ti ho avvertito. Adesso passerò all'azione. Fuori di qui. Porti i suoi capelli impomatati fuori di qui. Io l'ho avvertita. Biglietti per il ballo. Ah! Ehi, chi è quella faccia da biscotto vecchio? Mio nonno, e ti assicuro che non è una faccia da biscotto. Non credo di piacergli. Ogni tanto si arrabbia, perde le staffe, ma dopo si calma, non ti preoccupare. Non mi preoccupo. Questo è l'assegno per il mercantile? Sì, dalla signora Hargraves personalmente. Voglio essere sicura di avere quella nave. Il nostro modulo AP-127-O, valido per la ricevuta, le arriverà nel pomeriggio con la posta. Arrivederci, signore. Ha intenzione di incassare quell'assegno? Domando scusa. Cosa vuole dire? Niente. Niente, ma c'è una brutta storia in giro per la città. Una brutta storia? Già, che voi non collaborate con le organizzazioni per i soccorsi di guerra. Noi non collaboriamo. Mi scusi, ma di che diamine sta parlando? Vorrei che mi suggerisse come giustificare il fatto che quei soldi di cui le signore hanno bisogno per organizzare il ballo di domani sera debbano essere dati a lei oggi. Ma non avevamo idea che ci fossero difficoltà per il deposito. Voi non lo sapevate. Lo vede? È una brutta storia. Si ricordi che il cuore della mia organizzazione è sempre con voi. Ma ci sono delle persone che pensano che la Grecia, la Cina, la Cecoslovacchia avrebbero bisogno... Cosa? Ma del resto, forse questo la metterebbe in una posizione alquanto difficile. Ma, mio caro signore, le assicuro fin da adesso che per quanto mi riguarda io non ho mai... Ho sbagliato, forse non dovevo parlare. Ma quelle brave signore ripongono molta fiducia in lei, signor Hargraves. Credo che sia molto importante per lei questo assegno. È senz'altro vero. Bene, dunque, vediamo. Supponiamo che io trattenga la nave senza deposito. Oh, non vorrei che lei non rispettasse le regole. Oh, no. Sono certo che in questo caso sarebbe del tutto... scriverò una lettera alla signorina Bryant per informarla e restituirle l'assegno. Oh, le eviterò il disturbo. E non dovrà scrivere lettere, signor Hargraves. La sua parola è sufficiente. Grazie. Siamo d'accordo. Bene. Arrivederci, signor Hargraves. Arrivederci. Che razza di roba è questa? È un copritagliere fatto a maglia. A maglia, eh? Bei fiori. Un bel lavoro. Lieto che le piaccia. Ferri normali? Certo, normali. Mm.
C'è il signor Hargraves? No, signore. Gli faccia avere il contante. Sì, signor Bryant. Come li vuole, signore? Sì, signor Bryant? Mi dia il dipartimento di polizia. Sì, signore. La signorina Bryant? Sì. Dove trovo Joe Baskopoulos? Non è qui. Dov'è la sua scrivania? Di là. Aspetti. Sono proprio contenta che sia venuto. L'ha mandata mio nonno, non è vero? Gliel'ho chiesto io. Pensavo che ci fosse qualcosa di poco chiaro nel signor Baskopoulos. Di che si tratta? Vogliamo fare due chiacchiere con lui. Qualcosa di molto serio? Quando un uomo viene arrestato 3 volte per porto d'armi abusivo, la cosa è seria. Oh. Chi è quello? Oh, è l'uomo che finalmente ci porta l'acqua da bere. È tutto il giorno che l'aspetto. Lo chiami, per favore. Ma insomma, era ora che si facesse vivo. Ho telefonato alla sua ditta parecchie volte oggi. Le sembra il modo di fare il suo lavoro? Mi sono venuti i piedi piatti a furia di andare in giro a cercarla. E lei dov'era? Ha detto i piedi piatti? È questo il servizio che siete in grado di fornire? Stavo proprio pensando di rivolgermi altrove. Dove, per esempio? Immagino che ci riforniremo al Fontana Plaza in futuro. Arrivederci. Bene, signore. Volete accomodarvi, signori? Temo che dovrete aspettare. Che ci fai con quella, capo? Circa un bicchiere. Fontana Plaza, 59esima. Ho appuntamento con una ragazza in gamba. Ciao, qua la mano. Allora, perché i poliziotti mi cercavano? Sali. Perché? Mio nonno porti a spasso una signora di Bristol. Ah, se mi firmano perché porto la pistola, posso farmi rilasciare in 2 ore. Andiamo, sali. E perché? Ho la macchina qui, dietro l'angolo. Ho detto a Crank di andare a casa. Mettiti questo e non fare domande. Va bene. Non siamo soltanto fuori città, siamo fuori dallo Stato. Posso fare qualche domanda adesso, signora maestra? Devo parlare con mio nonno. Ma lui è... Al telefono. Abbiamo passato migliaia di telefoni. No, la chiamata deve venire dal posto giusto. Il nonno non è stupido. E quanto è lontano il posto giusto? Molto lontano. Vuoi che guidi io? Se non ti dispiace. Sta fermo un momento. Ehi! Ecco, avevo voglia di farlo dal primo momento che ti ho visto. E perché? L'ho tenuta in macchina parecchi giorni, ma non trovavo mai il coraggio di dartela. Ti dispiace se te la annodo io come si deve? Guarda. Si tiene qui. Sì. Guarda la strada. E come faccio a guardare la cravatta? Poi cominci a fare un nodo normale. Ehi. E dopo passi sopra dall'altra parte, sotto, e poi bene tutto intorno. Sì. Poi sopra e finisci stringendo il nodo. Lo chiamano il nodo alla Windsor. Ah, sì, eh? Fa piano, un momento solo. Ecco, che cosa te ne sembra? Piuttosto chic, no? Beh, è meglio di quello straccetto chiassoso che porti di solito al collo. Ti piace la cravatta? Sì, penso di sì. Beh, allora di grazie. Va bene, grazie. Chi è stata l'ultima persona ad avere un certo controllo su di te? Nessuno l'ha mai avuto. E nessuno l'avrà mai. E i miei nodi me li stringo da solo. Dove
Dove si accendono le luci? Non c'è corrente. Ah. Questa è la casa del vecchio? La mia. Appartiene all'altro lato della famiglia, quello che si mette sempre nei guai. Beh, questo è il genere di guaio in cui mi piace mettermi. Prestami i fiammiferi, Joe. Certo. Questo cos'è? Il salotto preferito. Carino. È qui che ricevevo i miei corteggiatori. Dopo il tè stavamo davanti al fuoco a tenerci la mano. Vuoi accendere il fuoco, Joe? Mary? Ah, buonasera, sono la signorina Bryant. Molto bene, grazie. Vorrei parlare con mio nonno, a New York. Sì, ha questo numero. Vuole chiamarlo? Per una famiglia sempre nei guai se la passavano piuttosto bene. È che non si comportavano mai come si aspettava la gente, questa è la verità. Guarda, che faccia simpatica. Forse riuscirai a capire perché a volte sono irrazionale. Lui che ha fatto? Era un grande ammiratore delle signore. Ah. Un cacciatore e grande amatore del XIX secolo. Dove prendeva la grana? Da lui. Scriveva poesie stampate privatamente a sue spese. E lui dove la prendeva la grana? Da lui. Passò tutta la vita cercando di scialacquare il patrimonio di famiglia. Alla fine morì. E dov'è quello che fece per primo la grana per tutti? Di qua. Il mio bis 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 nonno. Da una capanna di tronchi alla ricchezza. Sai com'è morto? Gli spararono in un mulino ad Harper's Ferry. Si era unito a John Brown nella lotta per liberare gli schiavi. Era proprietario di schiavi lui stesso, ma diede ascolto a quel contadino e si infiammò alle sue parole. Oh, la famiglia ha faticato molto a stargli alla pari. Ah, sì, eh? Pronto? Oh, mi vuole richiamare quando avrà la linea? È importante. Grazie. Cosa hai intenzione di dirgli quando gli parlerai? Io purtroppo non dirò molto, parlerà quasi sempre lui. Mi dirà delle tue tre condanne e io gli dirò che non mi interessa. Quali tre condanne? Oh, non fingere, Joe, non fa niente. No, no. Di che cosa stai parlando? So tutto ormai, i poliziotti me lo hanno detto oggi. Ti sbagli, non sono mai stato condannato in vita mia. Per favore, Joe, sii sincero. E va bene, non ho sempre rigato dritto. Ma puoi credermi, sono pulito per quanto riguarda la legge. Pronto? Dorothy. Pronto, nonno. Dorothy. Adesso non ti agitare, sono nel Maryland. Che cosa? In Maryland. Che diavolo ci fai nel Maryland? Hai mandato tu quei poliziotti in ufficio oggi, vero? In effetti sì. Voglio mandare quel delinquente dietro le sbarre per il resto della sua vita terrena. Conosci le leggi del Maryland, vero? Non mi interessano. Se non mi dai la tua parola d'onore che la polizia lo lascerà in pace, io me lo sposo immediatamente. Che cosa? Me lo sposo. Te lo proibisco. Ah, non posso, vero? Ho detto che te lo proibisco. Ti darò soltanto 10 secondi per decidere. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Allora vieni a vedere il mio bluff. 8, 9. Tempo scaduto. Dot, ragiona. Non puoi fare. Allora dammi la tua parola. La tua parola d'onore. Grazie, nonno. Non ti preoccupare. Buonanotte. Visto? Te l'avevo detto. Lascia fare a me. Già, sei grande. Ha funzionato. Perché non doveva funzionare? Avevi un bel bastone da dargli in testa, a me. Joe! Credi che la cosa peggiore che possa capitarti sia di sposarmi? Per gente come te, quelli come me sono animali. Noi siamo tanto cattivi e voi siete tanto buoni. Cosa ti aspetti, un applauso per questo? Con tutto quello che hai avuto avrebbero dovuto frustarti se non fossi diventata una brava ragazza. Cosa hai da vantarti tanto? Cosa hai mai fatto tu? È lui che ha fatto la grana per tutti e lui è nato in una capanna di tronchi. Sai dove sono cresciuto io? In una baracca col pavimento di terra. Tu parli di due lati della tua famiglia. Per quanto mi riguarda, noi avevamo un lato solo ed era poverissimo.
Il più delle volte non c'era da mangiare. Sono scappato quando avevo 9 anni. Mi ero stancato di avere fame e vedere mia madre avere fame fino a morirne. Oh, ti prego, Joe. Non mi lamento. Ora io sono tranquillo. Ma ho finalmente capito bene com'è la gente come te. La gente come me? So perfettamente che quelli della tua razza mi guardano come se fossi un vetro sporco. Oh, no, io non sono così. Sono quelli come mio nonno. Joe, io credevo che tu sapessi come la penso. Certo, lo so. Tutto per una buona causa. Io non mi illudo, sorella. So anche come mi tratterai quando avrai incassato i soldi. Ti sbagli su di me, Joe. Andiamo. Possiamo litigare tornando a New York. Vuoi spegnere il fuoco? Dicevi sul serio che mi sbaglio su di te? Dovevo prenderti a schiaffi. Perché non l'hai fatto? Perché mi avresti preso a schiaffi anche tu. Non so che cosa fare con un tipo come te. Nemmeno io. Invece sì. Ehi, sei a casa? Prendi tu la macchina, caro. Va bene. Allora, non dici niente. Non ti piace? Non lo so. Non lo so se mi piace o no. Forse ho capito male, ma dice di essere un imperatore. Un imperatore? Così ha detto. Senti, mi rifai quel nodo, per favore. Mi piace. Non voglio errori. Cominciate a preparare alle 7:30, pronti a giocare alle 8. Crank si troverà nella gabbia, ha 6 bigliettoni per cominciare. Porterò io stesso in albergo le cassette dei soldi col doppio fondo, Joe. Non voglio che le signore ci mettano le mani sopra, sta attento. Appena finiamo, tornate tutti a bordo. È tutto. Ehi, Swed. Sì? Sei pronto a salpare stasera? Sì, ho sistemato le cime e la marea sarà favorevole. Bene. Swed, che cosa sai di Vaskopoulos? Non parlo di me, di quel marinaio che è morto, di cui ho preso il nome. Non molto, Joe. Perché? Mi chiedevo se non fosse un tipo losco. Beh, l'altro giorno è arrivata una lettera per lui.
Crack, dammi quella camicia. Per Bascopulos? Sì, la volevo strappare. Aspetta, è qui da qualche parte. Ah sì, eccola. Aprila. Che cosa dice? È in greco. Qualcuno a bordo sa il greco? No. Avrei voluto saperne di più su di lui. Sai che potresti fare? Cosa? C'è una chiesetta greca, un isolato dal molo. Perché non te la fai leggere dal prete andando in città? Sì, potrei fare così. Sono venuto a salutarti, Joe. Devo partire domani, allora... Vuoi venire alla festa? No, grazie. Ti servono soldi? No, sono a posto. Arrivederci, soldato. Tanti auguri. Grazie, Joe. Scusi. Prego, ha bisogno di qualcosa? Sì, padre. Ho una lettera scritta in greco. Io non conosco il greco. Vado un po' di fretta, ma la compenserò se me la leggerà. No, grazie. Può lasciare l'elemosina per i poveri uscendo. Sono qui per aiutare chi ne ha bisogno. È di sua madre, hm? Oh. Sì, ecco. Sua madre ha un bellissimo nome, Maria, un nome santo. Joseph, mio amato figlio, spero che il Signore ti faccia ricevere questa lettera, anche se mi hai spezzato il cuore per le tante cose cattive che hai fatto. Sono sicura che quando saprai della terribile tragedia che è successa a coloro che tanto ti amano, io penso che il buon Dio ti aprirà gli occhi e addolcirà il tuo cuore. Basta così, padre. Volevo solo sapere di chi era. Ti scrivo anche per dirti quanto sono orgogliosa degli altri miei figli, tuoi fratelli. Deve essere un grande orgoglio anche per te, oltre che un grande dolore. È successo esattamente 2 domeniche fa, quando tornavamo tutti quanti dalla chiesa. C'è stato un forte rombo nel cielo e all'improvviso dei grandi paracadute hanno cominciato lentamente a scendere sul pascolo davanti al villaggio. Noi eravamo talmente sorpresi che siamo rimasti tutti a bocca aperta. Tutti, tranne tuo fratello Petros. È diventato nero in viso per la rabbia. Uomini di Grecia, ha gridato agli altri. Gli uccelli da preda stanno calando sul nostro gregge. Venite con me. C'erano soltanto 5 fucili nel villaggio, ma c'erano anche delle falci e dei grossi forconi e altri uomini molto robusti. Tuo fratello Petros e tuo fratello Euladio hanno guidato gli altri uomini verso il pascolo. C'erano tanti gigli bianchi in fiore. E dopo appena un'ora, tutti quegli splendidi gigli erano diventati completamente rossi. Purtroppo nessuno dei nostri uomini è sopravvissuto. Ma più di 100 nazisti sono morti. E l'onore della Grecia è durato per un'altra ora. Naturalmente hanno preso il nostro villaggio. Io mi guadagno da mangiare rifacendo i letti per loro, servendoli e lavando i piatti alla locanda. Ma Dio e il mio orgoglio mi sostengono e prego anche per te. Tua madre Maria. Possa il Signore confortarti. Diciamo una preghiera insieme. Inginocchiati.
Padre nostro, tu che vedi tutte le nostre sofferenze umane, noi ti preghiamo di portare consolazione al cuore di questa madre e di tutte le madri di questo mondo straziato da questa terribile guerra. E ai cuori dei loro amati figli, dai il coraggio e la ferma volontà di opporsi al male, come questa coraggiosa donna lo ha dato a suo figlio Joseph, che ai tuoi dolci occhi è fratello di tutti gli uomini. Sono. È tardi. Dove sei stato? Hai avuto problemi con il vecchio? È fuori città. Ha detto a Foster che andava a Washington a cercare il signor Hargraves. Come va la festa? Malissimo. Guarda, non c'è nessuno. Cosa? È meraviglioso. Sono tutti di sopra a giocare e buttano via i soldi a palate. Ora balli con me. Dopo. Ciao, capo. Ciao. Ciao, Joe. Dove sei stato tutto questo tempo? Ciao, Joe. Come va, Joe? Mi fai vincere stasera, Joe? Sì. Salve, Joe. Ci siamo visti a Rio. È vero. Come va la barca? Ciao, vai Joe. Vai a sud quest'inverno? Ciao, Joe. Stavolta vincerò. Stavolta vincerò. Fate il vostro gioco, prego. Che avanti, bella. Salve, Joe. Ciao, capo. Stavo per mandare Herbie a cercarti. Come sta andando? È come rubare caramelle ai bambini. Apri. Abbiamo appena superato i 200.000. Dammi 6 bigliettoni. Ti sei proprio intenerito, capo. Il balloppo sarà più di 200.000 dollari. Sei mai stato 2 ore seduto su una panchina a pensare chi sei? Il nostro malloppo è zero. Ah! Non avevi detto che ci prendevamo tutto? Trattengo quanto basta a pagare i ragazzi. Il resto va ai soccorsi di guerra. Ma Joe! Non ti dispiace se imbroglio me stesso, vero? Guarda chi è. E togliti! Devo vedere Joe. Senti, Joe. Ti avverto, c'erano un paio di agenti giù alla barca. E cosa hai fatto? Non per me, per Joe Baskopoulos. Pare che non abbia rispettato la legge sulla libertà vigilata. La libertà vigilata? Già. Sapevo che potevi trovarti nei guai, così ho dato un'occhiata. Ho trovato questa lettera della commissione di vigilanza. Era fra tutta la sua roba. Se lo beccano un'altra volta, Baskopoulos rischia l'ergastolo. Meglio che sparisci, Joe. Non stasera. Io li ho trattenuti, ma se poi vengono qui? Io sono a posto. È questo che mi preoccupa. Hai la pistola con te, vero? Sicuro. Meglio metterla via, capo. Perché rischiare? Va bene. Grazie per la soffiata. Figurati, Joe. Se posso fare qualcosa per te. Certo, resta qui. Se vedi i piedi piatti in giro, fammi un fischio. Come andiamo, signor banchiere? Se non c'è il capo, in gabbia non si entra, è chiaro? Ok, come vuoi, Crank. Sta calmo, me ne vado. Adesso chi c'è di là? I panini sono per i ragazzi. Bene, vado a fare 4 chiacchiere con loro. Con i ragazzi, non con i panini. Salve, ragazzi. Ciao. Che cos'hai, bella Marietta? Stai male? Mi sono svegliato. È successo qualcosa anche a me? Sì, cosa?
ho avuto un'illuminazione. Nessuno balla. Ti importa? Ricorda questo. Io non ti ho mentito, ma tu avevi ragione e io sbagliavo. Per me hai ragione tu, sempre. Avrai quello che vuoi. Avrai abbastanza da riempire due navi, forse anche tre. Voglio anche un'altra cosa. Sta alla larga da tipi come me, soffrirai e basta. Stanotte me ne vado. Portami con te, Joe. Dad, credo che tu conosca il signor Hargraves. Questo è il capitano Costello del Dipartimento di Polizia. Sono qui su mia richiesta. Ma nonno, non hai mantenuto la tua promessa. Niente del genere. Il capitano Costello è qui per bloccare il gioco d'azzardo. Ma prima voglio dimostrarti che razza di mascalzone è quest'uomo. Lo sai, cara, che è un ladro. Basta, nonno. Ha incassato il tuo assegno di $6,000. Lei ha avuto i soldi, Hargraves? No, certo, credevo avesse strappato l'assegno. Si rilassi, amico. Era fuori città e non sono riuscito a trovarla. Ecco, $6,000 esatti. Beh, immagino di doverle delle scuse. Non fa niente, non si scusi. Tutto a posto adesso? No, non è tutto a posto. Finché lei non se ne andrà di qui, bisogna smetterla subito col gioco. Non voglio scandali, Dot. Ti avverto, se non li fai smettere immediatamente, chiederò al capitano di farlo. Va bene. Avete raccolto abbastanza. Manda il comitato alla gabbia, conteremo il denaro. Dot, piccola mia. Scusami, devo riunire il comitato e andare di sopra. Fate il vostro gioco. Firma tutto. Questo è l'ultimo giro. Digli che stiamo chiudendo. Manda il croupier alla gabbia con i contanti. Sì, sì. Monti, firma il gioco. Ok, Joe. Signori e signore, si chiude. Mi dispiace, dobbiamo chiudere. Permesso? Permesso? Concepibile. Aspettato che sono prima di questo. Crank, stiamo... C'è la polizia di sotto. Smettiamo di giocare. Dov'è Crank? Chi volevi imbrogliare, Joe? Ho capito che la signora ti aveva messo l'anello al naso dalla prima sera. Adesso sono rientrato a far parte della mia società. Qualcosa in contrario? Basta informare la commissione di vigilanza che Bascopoulos ha gestito questa sala e finisci dentro per sempre. Posso dimostrare di non essere Bascopoulos? Molto bene. Allora sei Joe Adams, renitente alla leva. Ti farai 10 anni a Leavenworth. Meglio che fai il bravo, Joe. Ok. Stavolta hai vinto tu. Arrivano le signore a riscuotere. Falle passare. E quando arrivano le cassette con i soldi, non fare scherzi coi doppi fondi. Può capitare una disgrazia. Oh, signor Bascopoulos, è meraviglioso. Sono tremendamente felice. Siamo tutti senza un quattrino. Signore, questi sono alcuni dei nostri ragazzi. Piacere. Come va? Ah, ecco le cassette. Tavolo 3. Venite a contare i vostri profitti. Allora, come si apre questa? Roulette numero 1. Oh, quanti bei soldi! Sembra come a Natale. Non è molto. 37, 38, 39, 40... Ma sono soltanto $40. Brutta serata, signora. Roulette numero 1. Forse questa sarà bella piena. 111, 112... Questa sembra un po' più pesante. 193, 194, 195, 117, 118, 119, 120... 200. 121, 122. Non ci posso credere. Che cosa diremo alla gente? Meglio farsi venire un'idea. Oh, è terribile, spaventoso. Mary, tu quanto hai? Ecco, Veronica, ho soltanto $208. Oh. È l'ultima cassetta? Tutto qua, $87. 87. Quanto è il totale? Te lo dico tra un momento. Joe! Joe, quanto abbiamo fatto? Stanno facendo la somma. $812 in totale. Oh! Un colpo di sfortuna per tutti.
Ma sono state giocate somme enormi. L'ho visto io. Ormai non ci si può fare niente. Beh, c'è una cosa che io posso fare. C'è un poliziotto di sotto. Aspetta un momento. Io lo sapevo che stavamo perdendo. Ma purtroppo non pensavo così tanto. Ma come lo sapevi? Me lo ha detto Joe. Non è vero, Joe? Esatto. Io l'ho saputo solo un'ora fa. Ma Dorothy, sai benissimo no, che... No, non lo so. Meglio scendere adesso e trovare una scusa. Ma com'è possibile? Perché non ce l'hai detto? Calmati. Io non riesco proprio a capire. Bene, ragazzi, sbrigatevi con le cassette. Avanti. Hai informato la signora che stavamo perdendo? Già. Quanto pensi che ci sia? Circa 200.000. Avanti, ragazzi. Lasciate i soldi sul tavolo. Tornate a bordo. Gaffer, paga pure i croupier. Cominciate a smontare le attrezzature. Dai, prendi il malloppo. Andiamocene. Prendilo tu. Mi fido. Joe. Non farla entrare. Potrebbe restarci male. Ricordati che è la tua pistola. Joe. Fammi entrare, per favore. Joe. Oh, Joe. Ho mentito perché non potrei vivere se tu fossi rinchiuso in prigione. Ma comunque sia... Non posso lasciarti prendere quei soldi, Joe. Portala via di qui. Per favore, me li dia. Quei soldi non appartengono a nessuno di noi. Me li dia e se ne vada. Portala via di qui. Aspetta un minuto. Senti. Sei un gran farabutto, vero? Sei sempre stato un poco di buono. Io devo avere quei soldi, Joe. No, no! Joe, lasciami andare! Ah! Finalmente, adesso ti riconosco, amico mio. Andiamo, filiamocela. Che sta succedendo? Andiamo a vedere. Aprite! Aprite! Aprite la porta! Forza, guardiamola! Aprite! Forza! Che succede lì dentro? Aprite! Aprite la porta! Aprite! Aprite! Coraggio, sbandiamola! Ma che sta succedendo? Aprite la porta! Venite! Forza! Che succede? Guarda, signorina Bryant. Signor Bryant. Stai bene, mia cara. Chiamate un'ambulanza, portate quell'uomo in ospedale. Subito, signore. Amico, tu hai 9 vite. Te la tolgo in un minuto. Ecco, mordi questo. Come ti senti? Bene, amico mio. Sta fermo. Ci aspetti qui. Torniamo subito. Torniamo. Fateci passare, per favore. Non abbiamo niente da dire. No, no, ho detto che non abbiamo niente da dire. Piacere. Non posso dire niente.
Avanti! Vieni, presto, vieni! Il signor Bryant è fuori, signora, e la signorina non è... Non si disturbi, Foster, sappiamo la strada. Temo che la signorina Bryant non vi riceverà. Dorothy? Dorothy! Sì? È tutta la mattina che cerco di parlarti. Devo rilasciare una dichiarazione ai giornali. Hai visto l'edizione del mattino? Non è orribile? Non ho letto i giornali. Allora non hai saputo del nostro mercantile. È stato affondato prima di arrivare qui. Anche se avessimo avuto i soldi, non avremmo potuto inviare i rifornimenti. Povera cara, è stato un colpo per lei. Adesso sarà meglio decidere che cosa dire ai giornalisti. Oh, già. Dopotutto ho deciso io di permettere il gioco d'azzardo. È tutta colpa mia. Lo so, ma a questo punto noi che cosa possiamo dire? Rilasciamo una dichiarazione dignitosa. Siamo state truffate. Mary, Veronica, dite ai giornalisti di venire in biblioteca. Li riceverò io stessa, da sola. Oh, no, Dorothy. Voi non c'entrate, non è colpa vostra, è soltanto mia. Ma sono responsabile anch'io. No, non lo sei. C'è soltanto una cosa che mi resta da fare, cioè dire la verità. Dite loro di entrare, per favore. Non li riceverà senza di me. E senza di me? Ah, Foster, i giornalisti in biblioteca. La signorina Dorothy li riceverà lì. Sì, signora. Chiudi, nonnetta. Non farli entrare. Scusi, signora, ma lei chi è? Vuol dirmi il suo nome? Devo vedere la signorina Bryant. È lei la signorina Bryant? No, no, non può essere lei. Nessuna di voi due. È in camera sua. E non riceve nessuno. Mi riceverà. Ho un malloppo per lei. Signore, può lasciarlo a me se no, vuole. Non voglio. Lo darò a lei personalmente. Dov'è la camera? Scusatemi. Sì, fermo, non può salire. Oh, questo cos'è? Che cosa sembra? Oh! Sì. È lei sicuramente. Questi soldi sono per lei. Aspetti. Aspetti un momento. Lui dov'è? Dov'è chi? Come ha avuto i soldi? Un uomo al parco mi ha chiesto di portarli. Ah, mi sta raccontando una frottola. Dov'è lui? Dov'è Joe? Joe? Io non conosco nessun Joe. Che aspetto aveva l'uomo che le ha dato questi soldi? Non lo so. Non l'avevo mai visto prima. Aspetti un momento, non se ne vada. Lasciatemi passare. Per piacere, fatemi passare. Aspetti! Come è andata, Swed? Dove hai preso quella cicca? La cicca? Me la sono fatta regalare da un taxi. Un colpo di tosse e riempi il sedile con la colazione. Allora, racconta. L'ho consegnato. È andato tutto bene? Perché? Non doveva? Lei com'era? Era come hai detto tu, Joe. Ecco com'era. Pronto? Sì? Sicuro di aver chiesto in tutti gli ospedali? Continui a cercare. Sta a sentire, mia cara. Questa storia deve finire, ti ammalerai. Lo so che ti preoccupi per me, nonno. Ma per favore, ora va. Lasciami in pace. E se lo trovassi, che cosa faresti? Che potrei fare? Lo abbraccerei con tutta la forza che ho. E non lo lascerei più. No, accidentaccio. Guarda, ha telefonato Hargraves. La nostra nave è pronta a salpare. Sai che è una gran fortuna aver trovato quella nave, un'ottima pubblicità. Mm. Il soccorso di guerra è famoso in tutta la città. Le donazioni arrivano a fiumi. Lo sai, Dot, non mi sento molto bene da qualche tempo. Volevo chiederti gentilmente di accompagnarmi in un viaggetto verso il sud. Che cosa ne dici, eh? Palm Beach, per esempio, per qualche settimana. Che cosa te ne pare? Salve, signor Bryant. Ah, salve. Buongiorno, signorina Bryant. Bene, abbiamo risolto quel caso. È morto. Chi è morto? Bascopoulos. Era un pericoloso delinquente. Guardate che fedina. 3 anni a San Quintino, 2 a Leavenworth, 5 a Sing Sing e una sfilza di reati minori. Oh, no. Oh, no. Che cosa c'è? Questo non è... Non è Bascopoulos? No. È lui sicuramente. Sam e io abbiamo controllato all'ufficio del coroner. Abbiamo chiesto anche al capitano della bisca galleggiante dove lavorava. Non abbiamo trovato il proprietario, era sparito. Anche la barca era sparita, ma poi l'abbiamo rintracciata. Adesso si chiama Bella Marietta. La stanno caricando al molo 48 con medicinali mandati da questo ufficio.
Come si chiama? Come... La prego, come ha detto che si chiama la nave? La bella Marietta, almeno adesso così si chiama. Davvero? Ehi, Dot, dove va? Aspetti. Torna subito qui, Dot. Vattene. Il tuo posto non è con uno come me. Sono soltanto un po' di fango sul tuo vestito. Nient'altro. Si asciugherà. Una spazzolata e via. Oh, no, Joe. Joe, io ti amo. Per favore, portami con te. Joe! Ti prego, Joe! Per favore, Joe. Joe! Ti prego. Joe! Joe, amore mio! Non lasciarmi! Addio, bella Marietta. Ed è finita così. E questo è tutto. Ma che cosa è successo al Greco? Quello che lui aveva previsto. Consegnati i medicinali, si arruolò nella marina mercantile. E tornando, la bella Marietta ebbe uno scontro mortale con un siluro tedesco. Ah, che strano, un tipo così finire in quel modo, eh? Uno come Joe non l'ammazza nessuno. Comunque, siamo tornati da 10 giorni. Ecco perché sono ancora qui. Lui è andato in città per un po', dobbiamo incontrarci qua. Sapevo che lei ci sarebbe stata e speravo che... Sì. Capisco che vuoi dire. Già. Ciao, Swede. Dove sei stato? Ti aspettavo, tutto qua. Andiamo, Joe. La lancia è ormeggiata al molo. Torniamo a bordo. Ho cambiato idea. Non torniamo a bordo stasera. Senti, Joe, io... Dai, è l'ultima sera a terra. Ho un taxi che ci aspetta. Andiamo a divertirci. Ok, Joe. Ehi, aspettate, non potete andare via così. E perché? Beh, ecco, avete una lancia ormeggiata al molo. Non può restare là. È contro il regolamento. Intralcia la navigazione ed è anche pericoloso. È vero, ha ragione. Uno di voi due deve riportarla qui, da questa parte. Ok. Va tu, Joe. Perché io? Posso ordinarti di farlo, sai? Sì, ma non lo fai mai. Uno dei due lo deve fare. Fate a testa o croce. Tu sei un giocatore, no? Sì, ho giocato un po' in passato. No, no, ne ho una io, ok? Allora, testa, riporti tu la lancia indietro. Croce, invece, lo fa lui. Che ne dite? È il solo modo per decidere. Perché no? Va bene, ci sto. Ok. Testa. Joe! Joe! Grazie, amico.